Un saluto a tutti e ben ritrovati del World 125 nuovamente su Europa Universalis con la nostra campagna con gli Uesugi o ormai con il Giappone. Allora, ci eravamo lasciati con la conquista della Corea. Avevamo conquistato un bel pezzettino di Corea, avevamo quindi fatto rompere l'alleanza tra Corea e Ming in nostra funzione, quindi adesso abbiamo questo bel colosso dalla nostra parte. Come aveva suggerito Samurai Nero, avrei probabilmente dovuto, anzi senza se, avrei dovuto cancellare i trattati tra Ming e Corea, mi sono dimenticato completamente, chiedo umilmente perdono. Comunque, qua abbiamo delle navi fatte, cosa sono? Navi da commercio, vedo. Qua suo, anche queste tutte qua. Qua cosa stiamo costruendo ancora? Un'altra nave da caravella, sì. Sono finite, sì, e le manderemo a commerciare. Comunque siamo nella patch, alla versione del gioco 1.13, da quello che ho capito, punto 1 addirittura, e quindi abbiamo diritto a un diplomatico in più, perché adesso con la storia che avevano cancellato con la nuova espansione, avevano cancellato gli edifici che davano più soldi, un diplomatico, più trade power, eccetera, eccetera, è stato deciso che no, voglio andare sul mio di... Hanno deciso che, ad esempio, a partire dal rank di Ducato, mi sembra sia Ducato se non mi sbaglio, go and change, esatto, Ducato, Kingdom Empire, Ducato si parte con due diplomatici, Kingdom 3 e Impero 4. Noi, essendo un regno, abbiamo tre diplomatici a disposizione, quindi ne abbiamo uno disponibile che potremmo utilizzare in questo preciso momento subitissimamente. Allora, potremmo mandarlo. La Mongolia come ci vede? È un vassallo degli Oriat. Questi qua sono ancora vassalli dei Manciù, non si sa bene come. Il Tibet è alleato con gli Oriat e ci vede male perché ci vede come eretici. I Pasai ci vedono malissimo perché ci ha messi come rivali. Saranno poi loro anche il nostro prossimo obiettivo di guerra. Gli altri avrei qualche alleanza con questi qua magari. Quanti slot abbiamo noi di relazione? Non me lo ricordo nemmeno più. Abbiamo uno di 4, con i Manchu oltretutto, con i Ming scusate, quindi abbiamo spazi e spazi, qua possiamo fare un rivale e mettere i Pasai. Grazie. I Sunda sono spaventati da noi. Miglioriamo le relazioni con gli Oriat, anche, non sono più alleati con i Manchu, quindi potrebbe essere un'ottima cosa. Miglioriamo le relazioni con loro. Ok, sblocchiamo il tempo, mettiamo la 4. Oh, intanto qua si stanno ricalcolando tutte le varie cose. Go to Skir che sta attaccando. Ah ok, arrivi i nativi. Oh no, ok. My King Lannana. Qui Lannana ha dichiarato guerra sugli Otsuemi. Lannana. Lan Xang, no, Lannana. Che cazzo sono i Lannana? Dove sei Lannana? Sei qua, sta zona, quindi t'avevo visto. Però non ti vedo. E gli Zuei, boh, non li vedo io sti popoli qua. Vabbè. Forse sono io che sono cieco. E segui. Forse sono regular, bla 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 bla. Boh, io non li vedo. Vabbè, non ci interessa, andiamo avanti. Ok, qua stavamo ancora nazionalizzando. Oh, sì, stavamo ancora nazionalizzando perché vedo gli omini vestiti di rosso, eccoli qua. Quindi stavamo attendendo la nazionalizzazione, queste navi da commercio le mandiamo a commerciare, aumentare il nostro potere commerciale in Nippon, vediamo da 7.6 in Jirin, Beijing, no, mandiamo in Jirin a sto punto, anche i nostri mercanti come sono messi, ne abbiamo uno qua e uno qua che sta portando verso il Giappone, quindi sì. Praticamente abbiamo un buon parte di questo porto, Jirin, dobbiamo poi andare verso nord. Se vogliamo espanderci anche di là, ma voi avete naturalmente consigliato di espandere verso sud, come farò, soprattutto colonizzando. Dopo aver colonizzato questa terra, che siamo all'inizio, andrò a colonizzare Taiwan, che sono tre isole praticamente. Sono tre regioni addirittura Taiwan e nulla. E poi adesso cercheremo di fare qualche guerra, siamo tutti in pace per il momento. Ok, nazionalizzato, questi sono territori tutti da nazionalizzare. Avremo bisogno, vediamo quanto sono i ribelli nelle varie zone.
I Sulu si stanno nel giro di meno di un anno. I coreani adesso dovrebbero calare un poco. Anche i manciuriani. Alciuca, Alciuca dov'è? Alciuca, eccolo qua. È già un nostro territorio. Abbiamo già alzato l'autonomia. Qua l'abbiamo alzata l'autonomia, sì. Abbiamo già alzato tutte le parti. Ok, possiamo lasciare gli eserciti. Portiamo questi supply limit 34, portiamolo lì. Quant'è il nostro limite d'esercito? Giusto per curiosità, adesso stiamo recuperando anche un po' di manpower, che ne abbiamo bisogno. I coreani hanno ancora Ninjbyon. È perfetto, adesso Ninjbyon dovrebbe far scomparire il rischio di ribellione. Non lo so se diminuirà così tanto, ma dovrebbe comunque far diminuire il rischio di ribellione parecchio. Manchurian Separatist, Alciuca. Facciamo così, va. Mandane 6 ad Alciuca. Perfetto. I Sulu mi sa proprio che si ribelleranno. Senza se, senza ma. I Junzhua, wow. Allora, potremmo, come avete detto, anche supportare dei ribelli nei Ming. Support Rebels. Ce n'è qualcuno che però costano tutti molto cari. Non è che abbiamo molte entrate noi al momento. Abbiamo 7 di entrata. This is great. Tropical Wood, ottimo. Quando scadono le nostre tregue? La nostra tregua 1 scade nel 83-88. Quindi con i Brunei nell'83, quindi tra pochissimo. E quant'è allora il nostro limite di esercito, che non l'ho visto alla fine. Militarmente il nostro limite, possiamo reclutare qualcosina qua, già. Reclutare nel Congo belga. Qua. Reclutiamo uno di fanteria. Qua un cavallo. Qua un pedrero. Qua un'altra fanteria. Ok. Però comunque ci sono altri 9.000 uomini pronti a trasferirsi. I Brunei sono alleati con nessuno. Sì, sono alleati con Mascara, non abbiamo manco scoperti ancora. Ok. Nel frattempo potremmo costruire qualcosa. Andiamo a vedere nel classico pannello delle costruzioni se possiamo costruire qualcosa. Allora, abbiamo un tempio. Il nostro generale è morto, perfetto. Non che mi stesse sulle palle quel generale, tanto qua non ne abbiamo troppo bisogno. E che vorrei, volevo, sbaglio sempre i pannelli, un po' che non gioco sbaglio i pannelli. Volevo arruolare un esploratore. Un esploratore e dargli le mie navi, che non so manco dove siano, sinceramente. Sono qua a far nulla. Perfetto, entra in porto qua a Palembang, a Palembang. Ottimo. Dentro a Palembang. A Palembang gli diamo il nostro coso e lo mandiamo a esplorare verso nord, verso l'Australia. Aden, no, non andrà a finire da Australia. Vai verso l'Australia. Jirin, Waters, prima Jirin facciamo, quindi questa zona qua, e poi lo mandiamo qua in Australia. Andare a scoprire fino agli europei non mi sembra il caso. Ma io non ho capito chi cacchio siano questi, ma va bene. Full annexation addirittura. Pasai, Bengala, Delhi, Gujarat. Boh, io non li vedo. Ah, l'Anna, eccoli qua, l'Anna. Sono questi qua. Mamma mia, non li vedevo. Quanto sono ciecato da 1 a 10? 100. Ok, qua va tutto bene. Qua il forte potremmo anche distruggerlo. Ne abbiamo già uno qua, in teoria. Lord Local Fortification Expert Discovered. Vabbè, assumiamo, livello 2. Che aiutanti abbiamo? Livello 1, livello 1, livello 1. Con un focus sull'amministrativo che fa sempre bene. Diplomatic Skill 2, Otsatsu. Va bene. I skill i miei 50. Disadvantage 55 for your country. Diplomatic Reputation più 1 fino a 600. Cosa abbiamo di Diplomatic Reputation noi? Prova
prendo la diplomatic reputation, che fa sempre comodo con le relazioni. Ok, gli Oriat potrebbero tornarmi molto utili. Oh, gain 50% di popolazione, ottimo. Allora, gli Oriat vorrebbe dire avere dalla nostra parte, poi gli ci si rivolterebbe contro, comunque non appena abbiamo finito. Tipo, conquistare il Manciù sarebbe ottimo. Non so se riesco a conquistare però queste terre. E una sola, oltretutto. No, mi sa che ci possiamo arrivare a nazionalizzarla. Ok, abbiamo di nuovo vinto contro i ribelli, un bel chi se ne frega. Ok, siamo vicini alla guerra di nuovo contro questi simpaticoni. E io ho mandato le mie navi da trasporto a esplorare. Ok. Di sì. Dammi solo le mie navi da trasporto, grazie. Non posso separare finché non ha finito l'esplorazione, vabbè. Allora prendiamo questi, vediamo un attimo i ribelli quali posso togliere. Allora i Manciù si stanno per ribellare. Coreani 4 anni. anni ci mettono questi. Allora possiamo far così. Dov'è l'unico posto coreano che è Naimbong? Ok. Prendiamo uno di... Allora questi li facciamo venire qua. Jirin sono... Vediamo quali sono anche le... Ribelli di... Ah, forse da qua me lo fa vedere. Ribelli. Sì, me lo fa vedere anche da qua adesso. Ottimo. Allora possiamo fare un'idea e la farei. Vice Roi, che non ci serve molto, ma a noi ci interessa il colono. E abbiamo anche National Rest meno 2, questo è ottimo. Davvero ottimo, il motivo per cui l'ho fatto anche quello. In pratica c'è solo più a Echulan. Dov'è Echulan? Echulan dove cacchio è? Etula alla. Ah, è questo qua, Etualla. Com'è possibile? Coreano probabilmente, vabbè. Ah no, era questo coreano. No, anche questo è coreano. Tutti i territori coreani i Manciù li pretendono per loro, vabbè. Nyeonbyang stanno lì. E allora a questo punto questi soldati quali possiamo portare qua? Pronti per essere poi... Che qua c'hanno 40.000 uomini che non fanno nulla loro, vabbè, beati loro. Mentre i Sulu come sono messi? 2,2 anni ci vogliono. Perché sono musulmani, stiamo convertendo qualcuno. Abbiamo di nuovo un tizio che non fa nulla. Fai un altro claim sui Brunei se puoi. Fabbrica un claim su Kutai, vai. Non tale che costi meno. 16 di sviluppo, che cazzo è sta roba? 160, guarda. Qua ce l'abbiamo già il claim. Ce l'abbiamo qua, vai, facciamo un po' di claim. Richiamo al diplomatico. Abbiamo maxato le relazioni con loro. Oh no, maxiamo le relazioni anche col Tibet. Maxiamo le relazioni anche col Tibet. Proof relation, send. I coreani non li abbiamo fatti come rivali, mi sa. View your country. Non posso mettere i coreani come rivali, wow. Allora intanto facciamo un insulto ai passai, così guadagniamo un po' di power projection. E non ho nessuno che da poterlo fare, vabbè. Poi lo faremo, tu vai a Jirin. Vabbè, no, Jirin volevo, mica Jirin. Le mie navi dove caspio sono? Sto andando fin qua su, wow, il Kanchakta. Queste sono le Kurilis che sono già mie. Ok, la pace con i Brunei è finita. Abbiamo perso il claim sui Brunei, mi sa, da quello che ho letto. Wow, alla fine si sono ribellati. Non ci avevo fatto caso. Questo non ci voleva, perché questo qua si beccano... Non ci avevo fatto caso che si potessero ribellare. Ci
cerchiamo di impedire la ribellione, almeno una, cioè che, eccolo lì, nazionalisti, 10 anni di nazionalismo, e siamo appunto a capo fra 10 anni. Ok, c'è un malus, ma li battiamo comunque abbastanza agilmente. Ok, you won, uniamo le truppe. Ok, resta qua. Non ci ho fatto proprio più caso, qua tra 2 anni. Ok, grazie, arrivederci. Ok, tu allora vieni qua. Ok, se l'abbiamo già riconquistata. Le nostre possono tornare a casa prima o poi. Dove sono le nostre navi? Flotta, flotta, flottina. Sta ancora esplorando qua su in cima, wow. E noi abbiamo bisogno della nave da trasporto, mi sono dimenticato di separarle. Vabbè, errore mio, chiedo scusa. Sì, abbiamo perso il claim sui Brunei, lo farei perché sono 22 di... Quindi farei ancora questo claim già che ci siamo. Ok, fabbrica claim su Brunei. Brunei. Ci vuole 10 giorni che ritornino a casa, perché ci vogliono 10 giorni che alla fine è qua? Brunei. Non mi spiacerebbe fare qualche vassallo qua. Oh, abbiamo convertito Sulu, quindi adesso dovrebbe essere finiti i separatisti di Sulu. Esatto, via Sulu. Allora, iniziamo da questi qua, Vancun. Ok, appena tornano le mie navi. We are pleased. Più uno di Niguta. We are pleased. 10 army tradition. Quanto abbiamo di army tradition? Army tradition 14. Ho 30 punti amici. Facciamo 10 di army tradition, va? Perdiamo 100 ducati, che al momento non ci servono a molto. Posto che punti. Se le mie navi tornassero indietro. Ok, stanno tornando indietro. Tanto possiamo fare una tecnologia amministrativa. No, aspetterei ancora un po' perché adesso entriamo in guerra e comunque ci dà un production efficiency. Aspettiamo ancora un attimo, va? Che fine hanno fatto le mie fottutissime navi? Sono proprio ancora... sta tornando indietro adesso. Va bene così. Qua alla fine li uniamo. Anche questi qua alla fine saranno disponibili. Quindi possiamo portarne... possiamo portarne anche meno di uomini. Coreani sono completamente spariti. Cioè ha un Kang, ha un Kun qua che li stiamo convertendo. E quindi sono incazzati neri i manciuriani. E i Sulu dovrebbero sparire. Sono spariti anche i coreani. Ottimo. Mandiamo uomini un po' qua. Questi 12 li portiamo per la guerra. Ok. Qualcosa da costruire. Vediamo. Che avevo iniziato a vedere cosa costruire, non l'ho fatto. Local manpower più 300. Qua abbiamo due spazi. 50, 175. Qua non si può. Allora facciamolo qua che abbiamo due spazi. Dov'è? 370 qua. Vai. E qua pattugliate. Oh là, finalmente l'esplorazione è finita. Allora tu dammi solo le navi proprio da... anzi vai con tutte, va. Prendiamo sti... toglimene ancora una. Toglimi 5, 3, 4. Toglimi un cavallo. Che palle che non posso selezionarli così, è proprio easy. Vai lì. E tu mi vieni qua. Ok. Così ci diamo una mossa. E entriamo in guerra con i nostri amici. Cazzo in culo qua. Non penso... attiviamolo. Attiviamo questo forte. Scusate se ho toccato il microfono. Chi è che mi chiede il passaggio? Military checks from Brunei. Sicuro.
Credici. Believe. You believe. Ma come vanno i Manchurian? Ok, c'è solo più a Wukan. Wukan Selkan. Wukan Selkan. E allora a sto punto dividi e mandali qua. Se lì è l'unica regione. Ah, stanno tornando i coreani, eh. Nyongyang. Claims fabricated. Recent uprising, Brunei, anche i Brunei adesso sono di nuovo un po' incazzati perché si sono ribellati di recente. Poi i ribelli ci creano parecchi problemi comunque. Appena le mie navi arriveranno. Ok, Sozukus attacca, il diplomatico è arrivato. Brunei hanno alleato il Royal Major con Bhutto, vabbè. 9, quanto costa questo? 90, wow. 45, 144, 198, già solo questi sono 198, 170, guarda, sono territori ricchissimi comunque questi qua di Brunei. Prenderemo questi tre territori e basta probabilmente. Comunque qua l'esercito sta aumentando, non vorrei dire ma... Ok, fate trasportare anche questi. Ok. Abbiamo un esercito abbastanza equilibrato per il momento. Ok. Porta la flotta. Il porto loro dov'è? Qua. Ok, stavolta non voglio lasciare nulla al caso. Portiamo già la flotta lì. Perché la loro flotta non possa fare cose strane. Oh, abbiamo fatto anche la colonia. Excellent. Dobbiamo nazionalizzare. Non so perché ogni volta bisogna nazionalizzare i territori. Forse perché non sono abbastanza vicini. Boh. Facciamo che portare allora già i territori qua. Quanti sono qua? 6.000, wow. Iniziamo allora a far rendere altri 3.000 uomini. Altri 3.000. Ok. Rebel faction, Bruneian, coreani e i Manchurian. Tibet, richiamiamo il tizio. Allora, adesso stiamo trasportando un attimo le... Vabbè, dichiariamo guerra anche se la flotta può andare in genere, sono 10 navi e basta. Allora, dichiariamo guerra. I Ming, non... i Magbassar vengono, non so quanto siano forti, ma fa lo stesso i Ming perché guerra distante, sono difensivi comunque nei nostri confronti. Com'è possibile siano difensivi? Facciamo... Take Berau, facciamo Take Berau, va. Che è la più facile da conquistare. Si go. Assaltiamo immediatamente. Vediamo se riusciamo a fare un bel... Ok. Select army. Dammi 1, 2, 3, 4. Sti 4.000 uomini vanno qua. Ok, un'altra armata distrutta. Dammi soldi, 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 soldi. Ho fatto l'insulto a questi tizi qua. Non ne sono sicuro. Andiamo a controllare un attimo. No, mandiamoglielo, che sono, abbiamo aumentato il power projection almeno. Ah, c'erano 19 di navi però, eh. Fetenti. Due navi pesanti, però solo 8 da trasporto, quindi non abbiamo troppi problemi. Ok. Qua è il nostro, col nostro tizio. Le navi da trasporto qua. Anzi, aspetta, voglio farle uscire, l'ho scoperto le navi da trasporto, grazie. Abbiamo già conquistato, che culo. Già vinto l'assedio dei Brunei, che era un forte, ottimo. Sarà una guerra abbastanza easy, probabilmente non c'è neanche bisogno di fare un altro episodio. Eh già, mi aspettavo che avessero, invece era solo un forte della capitale, quindi ottimo. Orco campero qua. Vieni via da lì. Ah, no, stanno andando via loro.
Sai, allora tu stai pure qua. Wow, ogni volta che passa... Oh! Scherzavo. Vai. Ok. E adesso... Oh signore! C'è un invaso con 1000 uomini qua. Non me ne ero minimamente accorto. Wow. Non me ne ero accorto. Vabbè, allora direi che nel prossimo episodio finiremo questa guerra. Ci hanno invaso i loro alleati. Non me ne ero manco accorto, sinceramente. Non sarà troppo difficile comunque farli desistere dal combattere. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao.